Oggi giornata mondiale dei diritti dei bambini, tante sono le attività e tante sono le iniziative che vedono protagonisti proprio i piccoli piacentini. È vero, il Comune di Piacenza organizza oggi un'attività insieme alle associazioni che si occupano della difesa dei diritti dell'infanzia a Piacenza, come Ambiente e Lavoro, come Tersicore, come l'UNICEF e anche, voglio ricordare, il gruppo Alpini che è presente oggi, per celebrare il 20 novembre, che è il 25esimo anniversario della creazione della Carta dei diritti dell'infanzia dell'ONU. Quindi siamo qui con 12 classi di scuole elementari e una rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Piacenza a ricordare questo evento, e lo faremo in maniera diretta con tante attività ludiche anche, e faremo quindi qualche danza, abbiamo creato dei cartelloni sui diritti con i quali faremo un bel libro e insomma vogliamo che la città riconosca questa data come una data importante. Piacenza è la città per eccellenza dei bambini, oggi viene celebrata la giornata mondiale dei diritti dei bambini e anche UNICEF in piazza. Sì, noi ci siamo perché vogliamo rappresentare l'impegno dell'UNICEF che proprio nel 2014, il 20 novembre, festeggia il 25esimo anniversario. Nel nostro caso l'impegno più grande è sensibilizzare i bambini e i ragazzi. Per questo siamo molto contenti che il Comune abbia organizzato questa giornata in collaborazione con altri enti e ci abbia permesso di ripresentare un momento storico della storia dell'UNICEF, che è la realizzazione della bambola simbolo, la pigotta.